Domani Bologna-Inter e Bologna-Inter, dopo altro che fa ritornare indietro nel tempo in quell'aprile del 2-1 per il Bologna con autogol di Rado. E quasi ci ha preparato da quelle ore lì, adesso io mi aspetterò che in quella data di quest'anno usciranno video, foto di quella di Sport Benazzet. Secondo me non succederà e sono per far sguazzare la merda lì, però sti cazzi. Detto ciò, domani Bologna-Inter 11:30, ora è brutto secondo me, insomma, proprio in generale, giocare 11:30 fa schifo, ma per tante cose, per il sole, per il fatto che è all'ora di pranzo, mi fa cagare, però domani la vittoria è importante. Al Bologna mancano due elementi tosti, all'Inter mancheranno Skriniar e forse Di Marco per due infortuni non seri, Skriniar alla schiena, Di Marco ha faticamento muscolare, infatti è uscito contro il Porto, però sono assenze importanti sia per l'Inter che per il Bologna. Non so, ora lo sapete meglio di me, il Bologna è una squadra che rompe il cazzo, è così da tanto tempo. Tiago Motta ci fa il regalino, non si sa, però ogni volta dalla l'Inter fa fatica, non si sa perché, sa che il campo è pesante e mandia, non lo so, ma l'Inter fa sempre fatica a dalla, è una cosa impressionante. Dovrebbe esserci il primo Lukaku con Lautaro Martinez in difesa, quindi Ndamukong, Acerbi, Bastoni o De Frey, si decide all'ultimo. A centrocampo Barella riposa, Dumfries corre sugli esterni con Brozovic, Mkhitaryan e sì, Mkhitaryan, scusate, Brozovic, Çalhanoğlu e sì, Mkhitaryan, da quello che ho capito, e appunto Lukaku, Lautaro in attacco. La formazione è buona, buona, però avrei fatto tutti questi cambi, avrei fatto riposare Mkhitaryan che sono 20 partite che gioca per averlo quello lì da un po' buono in campo. Avrei fatto riposare Mkhitaryan e fai mettere Barella, invece no, tutti con te, ma sti cazzi. Comunque, sarà, ripeto, una partita difficile perché Bologna ultimamente sta giocando pure bene, ha vinto sul mio conto la Sampdoria, adesso cioè, vi dico quante classifica, la sto guardando Hollywood. Bologna in questo momento è ottavo e se vince domani supera la Juventus, matematicamente supera la Juventus, proprio che c'è la partita della Juventus domani contro il Torino, però vincere darebbe fiducia anche per la Champions League, per la qualificazione, ormai 65 punti in Napoli ha vinto lo scudetto. Detto ciò, ti vi saluto, sei forza Inter, domani voglio quindi 3 punti. È che li voglio, li pretendo perché siamo l'Inter, cazzo. Siamo il biscione. Se forza l'Inter, abbra comunque.